Invitiamo adesso, proseguiamo, il professor Giancarlo Andenna per la relazione successiva. È veramente con grande piacere che presento il professor Andenna, che è stato anche professore mio di storia e filosofia al liceo. Ma il professor Andenna è una persona importante anche per la nostra città, è accademico dei Lincei, professore ordinario di storia medievale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e terrà una relazione dal titolo Socialità e solitudine, i simboli di Marte e Maria nel pieno Medioevo. Sì, mentre si cerca il testo, sentendo il professor Borgna e sentendo le critiche che il professor Borgna ha rivolto alla tecnologia, critiche che condivido pienamente, però ho deciso di utilizzare la tecnologia per comunicare, quindi di non leggere. Di non leggere in maniera tale, poi sono almeno 2 ore che ascoltiamo parole, voglio alternare parole ad immagini prima di andare a prendere il caffè. Allora, socialità e solitudine, i simboli di Marta e Maria nel pieno Medioevo. È chiaro che siamo di fronte a un discorso evangelico. E riporto il brano di Luca, così lo potete meditare. Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo accolse nella sua casa. Aveva una sorella di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. E è molto bello, ricordate quanto ha detto in precedenza il professor Borgna sul significato e sul peso delle parole, ascoltava la sua parola. Marta invece era tutta presa dai molti servizi, pertanto fattasi avanti disse: Signore, ma non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? E dille dunque che mi aiuti. Ma Gesù le rispose: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, l'ansia. Ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta. Due figure storiche o due simboli? Cioè, siamo di fronte a un racconto vero, reale, o siamo di fronte a un racconto di simboli? Vabbè, è chiaro che sull'interpretazione del Vangelo io rivado a Gregorio Magno, che forse è il massimo interprete. La scrittura ha 3 sensi. La prima, stabiliamo i fondamenti della storia. Certo, c'è un riferimento reale, storico. Poi, per mezzo della significazione tipica, erigiamo l'edificio della nostra anima come città della fede. Infine, con la bellezza del senso morale, rivestiamo in qualche modo l'edificio aggiungendo il colore. Dunque, 3 cose: interpretazione storica, interpretazione allegorica, teologica se volete, ma orientata alla fede. Fede sarà un'altra parola importante. Finalmente l'interpretazione morale che dà il colore. Sono indubbiamente 2 allegorie e il pensiero medievale le ha sempre lette in questo modo, perché l'allegoria è il modo tipico di comunicare del Medioevo. Pensate a quello stupendo libro, L'allegoria d'amore, no? Una serie di versi infinita. Ovviamente Maria. Qui non dobbiamo, stiamo alla parte storica, non dobbiamo legarla, storicamente non dobbiamo legarla alla Maddalena, Maddalena che può essere una figura storica. Marta è quindi allegoria e simbolo dell'impegno sociale, cioè del fare, del fare. Fare anche bene, tante cose.
importante, la nostra società. Torno a dire quello, non mi sono messo d'accordo con pure Sorbonia, però ci troviamo in perfetta sintonia. La nostra società ci valuta per quanto facciamo. Maria è a sua volta allegoria e simbolo della vita solitaria, della vita contemplativa, contemplazione. E il messaggio vale per uomini e donne. E i pensatori medievali li utilizzano come simboli. E c'è un grande professore di storia medievale americano, Gilles Comstable. Tre studi sul pensiero religioso e sociale nel Medioevo, cioè l'interpretazione di Maria e di Marta, edito nel 95. E lui dice, Cristo dice, Maria si è scelta la parte migliore. La domanda è, sono due scelte contrapposte? Cioè le due figure si contrappongono oppure possono essere l'una la persecuzione dell'altra o si possono mescolare? Questa domanda non la facciamo solo oggi, se la sono fatta anche i medievali. E alla fine dell'undicesimo secolo si pensa che possano essere momenti successivi di una vita religiosa personale. Si sta nel sociale, si esce dal sociale, si ritorna nel sociale. E questo lo si vede in molti autori. Ci si muove dalla parte di Maria, nella riflessione, nella solitudine, nella meditazione personale della parola di Dio, per poi scendere nella vita attiva, quella che è dominata, perché diventa chiaro oramai in maniera forte, dall'azione dell'amore fraterno. Questo è l'elemento importante, cioè rispetto al fare, la meditazione personale ci spinge poi nel fare, ma verso l'amore fraterno. Questa nuova enfasi sull'azione, azione di amore fraterno, espressa in una valutazione maggiore di Marta, cioè tra Marta e Maria, nel XII secolo si sceglie Marta, non soppianta le valutazioni precedenti di una superiorità di Maria, ma a partire dalla fine del secolo ritorna lentamente all'interno dell'Occidente l'esaltazione più tradizionale della sorella contemplativa, cioè di Maria. Questa esaltazione troverà la sua espressione massima, e la prendo perché è quella più estrema, nel fenomeno delle recluse e dei reclusi, e poi nel 400, nel grande testo della imitazione di Cristo. Partiamo da Marta. Vi offro Velázquez, no? Una Marta che lavora, una Marta che fa. E Maria dall'altra parte è ferma, che ascolta la parola. Marta rispecchia la vita di coloro che si impegnano per il prossimo. Il XII secolo è pieno di donne e di uomini che operano per curare gli ammalati, per ospitare i pellegrini, per dar da mangiare agli affamati, nei piccoli ospedali di cui ogni città è punteggiata. E Innocenzo III, che è un papa previdente, anche se è uno che comanda quando vuole in tutti i modi, favorirà questa scelta di vita cristiana. Approva gli umiliati, approva gli ordini religiosi nuovi che si impegnano. Sono le sorores e i fratres de penitenza, questi che si danno da fare. I fratres umiliati operano negli ospedali. E un milanese, beh, insomma siamo lombardi, diciamo, un milanese li ricorda, perché un milanese è stato uno di loro. Chi è questo milanese? Bonvesin della Ripa. Scrive questa poesia strana che a me piace moltissimo per dare l'idea di una carità operosa. A
ancora è gran l'emosina che debbian fai, cui ospedai che teneno l'infirmi abbandonai, e più specialmente cui che ne desasai, li quai per si non può, se no fin sustentai. E poi saltiamo, andiamo verso il fondo. Cosa fanno? Curano i pellegrini, gli infirmi vermenusi, dai vermini fin mondai, cioè tolgono i vermi dalla pelle. Quelli che hanno pustule o piaghe vengono medicate. Quel che se pegan sotto, che è fortemente malai, perché se la fanno addosso. E molti de fanti, mo, de fantin piceni, e come se fossero bambini piccoli, vengono nettati, no? Vengono puliti. Quell'or che se pegan sotto, nippon de lecce usir, non possono uscire dal letto, che più del ultramodo ai frai conven furbir, ai fratelli, i fratelli devono lavare quelli che puzzano oltremodo, e più che se la fanno sotto, e puzza e gran fastidio sovent pon sostenir. Ecco, ma qui vedete che alla fine c'è un richiamo per pur amor de Cristo, tutto vuole invertir. Quindi rivolgono tutta questa loro attività all'amore di Cristo. Quindi non siamo di fronte a un fare per un fare, ma a un fare finalizzato. E questo è molto importante. Ma nel caso del trionfo di Marta, stiamo sempre parlando del trionfo di Marta, la sorella Maria, insomma, in questa civiltà occidentale dove il fare è fondamentale, prima l'amico Crimelli parlava degli americani, e le cose che ha detto sono molto interessanti, mi hanno fatto conoscere un aspetto diverso di questo pragmatismo americano, no? L'uomo è ciò che fa e che è homo faber. Ma nel caso di questo trionfo di Marta, dell'homo faber, la sorella Maria viene identificata subito, tac, con la Maddalena, la donna a cui Gesù ha cacciato i demoni, e la donna che dovrà riscattare se stessa nel silenzio e della solitudine. Qui c'è questa immagine di Guido Cagnacci, siamo nel 600, in cui Marta che fa? Mette Maria sulla strada, ma non è questa ancora la immagine simbolica fondamentale. Ritorno all'ultima parola di Cristo: ha scelto la via migliore. Cos'è questa via migliore? È una vita solitaria nella contemplazione. Le donne troppo attive nel sociale, che curano gli uomini malati, che questuano per raccogliere fondi per la vita quotidiana dei poveri, non piacciono alla Chiesa ufficiale, ma più assoluto. Cioè Santa Chiara d'Assisi va in giro con le sue sorelle a fare l'elemosina, la prima cosa dice: che è sta roba? E il convento chiude, fine. Non se ne parla più, anzi qualche decennio dopo Bonifacio VIII scrive una bolla: pericoloso chiudere il convento e stare dentro nel convento, basta, non c'è più impegno sociale, lavorate lì. Sempre nel XII secolo si sviluppano fenomeni sociali di reclusi e di recluse, cioè c'è una sorta di reazione allora. I reclusi e le recluse, vado a prendere proprio gli estremisti, sono in parallelismo, anche se sono estremisti, con i movimenti eremitici maschili dei Certosini, degli Avellaniti e dei Camaldolesi, cioè degli eremiti. Chi sono i reclusi e le recluse? Sono coloro che fuggono dal mondo per entrare nel deserto dell'eremo, al fine di ricercare Dio nella penitenza e nel silenzio. Vediamo come sono queste forme di reclusione. Il recluso o la reclusa vivono murati. Era molto bello l'accenno fatto da Crivelli a Dickinson, no? Murata. C'è una murata davanti a me. In una situazione, però lì era mentale, qui è fisica.
in una situazione che impedisce loro di uscire liberamente. Il reclusorio, come è descritto per la più celebre reclusa Giuliana di Norvi, prevede due stanze, un piccolo orto per le verdure e per il lavoro manuale alternato alla preghiera, da farsi in un ambiente piccolo, adibito ad oratorio. La porta di accesso è murata. In questo modo diventa essenziale la finestra, che diventa il luogo della comunicazione con il mondo, l'unico. La finestra può avere una valenza positiva o negativa, sempre, perché può favorire il ministero provvidenziale e quindi la parola che entra, oppure trasformarsi in uno spiraglio diabolico per chiacchiere inutili. L'idea dominante di questi reclusi, qui abbiamo una vetrata con Giuliana di Norvi, è quella di separarsi nettamente dalla società, dagli uomini, tanto da prefigurare una quasi sepoltura. Ma allora come trascorre la vita un recluso? L'attività dominante è la preghiera, sia liturgica sia privata, ma anche la meditazione, la lezione, e tutto ciò è alternato con il lavoro manuale, coltivare l'orto, ricamare, copiare manoscritti, scrivere relazioni e rivelazioni anche, rivelazioni, Giuliana ha parecchie rivelazioni, produrre manufatti artigianali. Sono tanti questi reclusi? Beh, insomma, è un fenomeno interessante. In Inghilterra nel 300 sono 214, almeno quelli che conosciamo. In Italia non abbiamo dati generali. Sappiamo per esempio che a Fabriano nel 1363 vi sono 21 reclusi tra uomini e donne. A Foligno sono addirittura 62 queste recluse incarcerate. Quindi è un fenomeno che, insomma, in qualche modo ha una certa valenza. Sono scelte personali, Cosa fare nei confronti di costoro? Beh, c'è la necessità di dare una guida. E qui mi rifaccio a un personaggio che a mio modo di vedere è tra i più importanti della letteratura medievale, che è Aelredo di Rivoli. Aelredo è un cistercense, abate di questa abbazia, Rivole è nello Yorkshire, ma lui è scozzese, un uomo di grande cultura, cancelliere del re di Scozia, abbandona a un certo punto della vita l'attività politica e diventa abate in questa abbazia che qui vediamo, battuta poi dopo la riforma di Enrico VIII. E cistercense. I cistercensi negli studi attuali sono visti, soprattutto in Germania, come coloro che hanno anticipato la grande capacità di organizzare l'Europa. Hanno saputo organizzare un ordine, chiedendosi come riusciamo a mantenere l'unità se siamo in tanti e divisi. Problema fondamentale, anche l'Europa oggi ce l'ha. Cosa facciamo? La soluzione finale è stata quella: ci troviamo tutti gli anni e discutiamo i nostri problemi e alla fine ritroviamo una unità. Però poi mandiamo in giro uno che controlli cosa avviene e al termine modifichiamo attraverso statuti. È la prima volta che si usa, la civiltà comunale non usa ancora questo termine. Siamo negli anni 30-40 del XII secolo. I comuni stanno, ma i primi statuti sono della fine del XII secolo, inizi del XIII. Quindi è gente che anticipa, e di molto. Bene, un uomo che è in grado di organizzare l'economia di un'abbazia, è uno che sa lavorare. Sa lavorare, ma ha una sorella che fa la reclusa, cioè ha deciso di fare la reclusa. Cosa facciamo?
la sorella di Aerredo decide di diventare reclusa e chiede al fratello di fornirle una regola per la vita quotidiana, cioè una direttiva ascetico-pratica che si fonda sulle virtù cristiane, dal silenzio alla compostezza interiore ed esteriore, il non agitarsi in ansia, alla laboriosità, alla discrezione nella preghiera, poi ai tre grandi fondamentali voti di tutti gli ordini, povertà, castità, e l'obbedienza no, perché il recluso al massimo obbedisce a se stesso, e la carità. A Erredo tratta tutto ciò, però poi aggiunge, perché uno dice, vabbè, tutti le dicono, ma Erredo aggiunge una parte originale. Mi è piaciuto che questa mattina lo richiamo, perché sono cose che fanno parte della nostra civiltà. Il professor Borgna ha parlato di un, lui non ha parlato di esercizio, ma ha fatto vedere come la memoria si dilata. Non c'è la memoria del, la memoria si dilata nel passato, per i benefici ricevuti da Dio su tutta la nostra storia. Si ferma sul presente, nel quale possiamo goderli o non goderli, ma che è fermo. Ma la memoria va oltre, va sul futuro, in un rapporto a quanto potremmo ricevere. Si tratta di un metodo che sviluppa la dimensione dello spazio, e questo è importante, lo spazio temporale. Si va oltre la banalità e la ristrettezza della cena. Si supera anche il vuoto del silenzio, della mancanza di parole, poiché le immagini mentali della vita passata e l'aspettativa di quella futura riempiono il tempo della meditazione e riempiono lo spazio a un gusto in cui si è inseriti. Due concezioni allora dello spazio. Il reale del recluso è esiguo, ma non vi è solo quello. Aerredo, nella regola, riprende il pensiero della lettera Dominus Vobiscum di Pier Damiani, un altro grande eremita. Un eremita strano, però. Pier Damiani risponde a un eremita solitario, Leone. Costui ha posto il problema. Perché quando canti la messa da solo dice Dominus Vobiscum? E non c'è nessuno, sei in una cella stretta, allora non dirlo, salta. Ma no, come dire, no, il Signore sia con voi, ma se sei da solo? Damiani risponde, se la Chiesa intera è una in tutti i fedeli per l'unità della fede, cioè vedete questa realtà interiore profonda, la fede, essa è anche tutta intera nei singoli, per il vincolo della carità che li lega, poiché tutti veniamo da uno solo e tutti siamo una cosa sola, Paolo nella lettera agli Ebrei. Nell'esiguità dello spazio, dentro di me singolo, vi è l'intera Chiesa. E vorrei, e questa è contemplazione, vorrei richiamarvi a Dante parlando di Pier Damiani, cioè al paradiso. In quel luogo fui io, Pietro Damiano, e Pietro Peccator fu nella casa di Nostra Donna a Ravenna, in sul lito Adriano. Qui vi, ho saltato, siamo sotto Arcatria, dove c'è Fonte Avellana. Al servigio di Dio mi fessi fermo che pur con cibi di liquor d'ulivi, mangiava poco, lievemente passava caldi e geni, contento nei pensieri contemplativi. Quindi siamo nel cielo di Saturno, sono i grandi spiriti che contemplano. E la contemplazione è un fatto importante. Ma riprendiamo il discorso del Dominus Vobiscum. La Chiesa è dunque in tutti è una, ma nelle singole parti è tutta quanta. Ed ecco la conclusione. Quindi la solitudine del singolo
può essere manifestata con espressioni al plurale, dominus vobiso. Nell'unità della fede non c'è solitudine per il singolo e neppure la lacerazione della diversità per i molti. Appartati nella nostra solitudine fisica, può sembrare che siamo lontani dalla Chiesa, invece siamo presenti dentro, dice Pier Damiani, in mezzo a tutti, grazie al mistero dell'indivisibile unità. E quando nel credo, sono ancora parole sue, affermiamo la comunione dei santi, testimoniamo la comunione della Chiesa, vale a dire che in me vi è lo Spirito che garantisce l'unità di tutti i fedeli. Dunque, lo spazio ristretto della mia cella solitaria, nella mia mente, nella mia preghiera, si dilata sino a comprendere l'intero dei fedeli, l'umanità. Verrà il redo che riprende, questo l'ha ripreso da Pier Damiani, lui va avanti e riprende da Pietro il Venerabile di Cluny una lettera che Pietro il Venerabile, altro gigantesco abate di una organizzazione formidabile, 1500-2000 dipendenze in Europa, una lettera al recluso Gisleberto di Senlis. La sorella, perché si rivolge a sua sorella, deve vivere un paradosso. Paradosso è: la cella può insegnare tacendo con maggiore eloquenza di quanto ne abbiano i maestri. Il reclusorio richiama nel silenzio la caverna dove Elia ha udito il Signore che passava nel mormorio di una leggera brezza. Insomma, l'essere nella cella del recluso è un dimorare in una quiete silenziosa, gonfa di attesa per la resurrezione del Sabato Santo, in quanto la cella deve essere anche pensata come sepolcro di Cristo. E la conclusione di Pietro il Venerabile è: la vastità del cielo è racchiusa nella cella, perché qui la mente, che chiuso fra le mura, si apre nella vastità del cielo. E questo è un elemento fondamentale che Pietro il Venerabile sottolinea e che Arredo riprende. Insomma, si fugge dal mondo perché la vita autentica è solo quella del cielo, e nella solitudine ciò viene ben recepito. La solitudine allora in questo caso si carica di positività. Per concludere, prendiamo un dipinto di Roger van der Weyden, 1435, faceva parte di una cosa molto più ampia, è una raffigurazione che le Paoline hanno posto sul libro di Aelredo, la regola per le recluse. C'è una bellissima interpretazione nell'introduzione. Sieda sola, è Aelredo che parla, sieda sola, taccia, ascolti Cristo e parli con Cristo. Dunque, tre cose: solitudine, compostezza esteriore, cioè assenza di ansia, che è data sia dalla situazione interiore sia dalla situazione esteriore, la calma. La riflessione intensa si materializza nella lettura, cioè la parola di Dio. È l'espressione di chi ha scelto la parte migliore, come ha fatto la sorella di Marta. Maria legge e medita per rivivere la storia del Vangelo, come appare dal vasetto di nardo, che è questo vasettino bianco che c'è qui, il profumo che un giorno ha sparso sui piedi di Gesù, anticipando la morte e rivelando il senso della morte, la donazione di sé in un gesto di amore e di generosità folle. Infine il libro per ascoltare la parola e il profumo per rispondere
alla parola, come il profumo versato, la vita della reclusa allora è uno spreco, dove c'è l'episodio di Maria, vado avanti così lo vedete, eccolo qua, episodio di Betania, no? Marta serviva e Lazzaro, fratello, già risorto, era uno di quelli che erano a tavola con lui. Allora Maria, presa una libra di olio profumato, di nardo puro, di gran valore, unse i piedi di Gesù e gli asciugò con i suoi capelli, e la casa fu piena del profumo dell'olio. Andiamo in su. Il profumo versato dice che la vita della reclusa è uno spreco, perché uno di quelli presenti, un fariseo, dice, no, non è un fariseo, era Giuda, dice, ma perché buttare via quella roba? Possiamo usarla e darla ai poveri. Lo andiamo a vendere, prendiamo un sacco di soldi e aiutiamo i poveri. È uno spreco allora quella vita? No, perché in fondo ci insegna il senso ed il valore della solitudine contemplativa. Imparare a versare tutto quanto ci è stato donato. Grazie.